se siete arrivati fino qua senza permesso, siete pregati di tornare indietro perché avete già superato 3 divieti, grazie. Hanno rotto il cazzo. Tutti sti divieti d'accesso. Io loro li farei girare lì e li farei ritornare indietro. Tu rimani giù. Va bene. Buongiorno principessine. Buongiorno. Come va? Bene. Bello il cruise control. Aspettate. Guarda cosa ha montato. No, è più un throttle lock. Throttle lock. Cioè praticamente così è normale. Poi tu questo qua spingi verso la manopola. E se tipo vuoi sbloccarlo è abbastanza che ci. Allora l'acceleratore funziona, okay. Non è bloccato. Ti blocca il ritorno della. Vuoi allora, sbloccarlo va. Fai un giro così. Come è omologato tutto? Sì, sì, omologatissimo. Certo. Aiuta tanto a rendere solo noioso il viaggio in autostrada. Bella la nuova borsa. Questo è il test di quella piccola. Ma siamo così attrezzati oggi? Stiamo un giorno, giusto? Siete sempre in giro con le borse. Oggi, ma sono io. L'ho riempita con tutto. Ho dentro anche lo sgabello. Solo per dargli l'idea che fosse piena. Per riempirla un po', ho detto proviamola. Andiamo. Primo punto, il drago. Il drago? Il drago. Non avete visto la traccia? C'è un drago. Io mi sono fermato a uscire dall'autostrada. Vedrete. Passo sommo e Folgaria. Dopo tanto tempo si ritorna sulla strada di Folgaria. Uno spettacolo di strada e uno spettacolo di paesaggio. Al massimo la multa per entrata in divieto di accesso è da 40 a 160 euro. Se siete arrivati fino a qua senza permesso siete pregati di tornare indietro perché avete già superato 3 divieti, grazie. Niente, questo è molto cattivo come divieto. Niente drago, e Luke deve far benza 1,93. Siamo sulla strada del Menador, o Menador, c'è la vista sul lago di Caldonazzo. Che spettacolo. La strada del Menador. Ci siamo fermati 2 minuti a fare 2 foto e improvvisamente ci sono 50 gradi. Ho versato tutto il caffè perché ho messo l'acqua nella moca, quindi tutto il caffè era in giro nella borsa. Adesso mi tocca pulire. Pausa pranzo al Forte Tenna. Niente, abbiamo appena pranzato e abbiamo deciso di essere dei frontisti, esplorare. Al massimo pagheremo la multa, no? Hanno rotto il cazzo tutti sti divieti d'accesso. Scusate, sapete mica com'è la situazione strada? C'è un punto per fare inversione? Si sbuca su una strada vera? Se no potete scollinare, però dico, questa ce la fai. No, no, ma loro sono... Già mi sta mandando a fanculo. Cioè non so neanche se, perché specialmente da qua in giù è un attimo... Petraia. Cioè io loro li farei girare lì e li farei ritornare indietro. Grazie mille. Ok, va bene, va bene. Bon. Sto morendo di caldo. Direi di rimetterci in strada e prendere un po' di aria. Tu rimani giù. Va bene. Ah. Ok, mi serve una mano. Gira di qua, fai il giro così. Sì. Sì. Lì è in discesa, non riesci più ad andare. Passa di qua. Vieni, vieni, vieni. Prendi questa bella. Vai, vai avanti ancora. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Gira ancora, vai avanti, vai avanti. Oh, posto. Ma con qualsiasi moto, è così. È stra facile cadere. Sì.
Luke che fa sterrato con la 09, bellissimo. Accelera, accelera, non fermarti. Buona giornata. Bello, tanta roba, il lago di Caldonazzo. E dopo aver scalato il Monte Bondone, i ragazzi mi convincono a fare un pezzettino di fuoristrada sulla cima della pista da sci. Sarà fatto di letame, visto l'odore? Ciao Bear! No, non è fatto di letame, dai. No, è paglia. È paglia. La capra! E l'osservatorio. È la stanza dello spirito del tempo. Ah, è vero, le capsule dei Saiyan. C'è qualcosa anche qua sotto perché ci sono gli sfiati. Apriamoci un ostello nella steppa. Ciao orso, ciao capra. Lago di Garda e inizia a piovere, mannaggia, proprio ora che iniziamo a salire sul Monte Baldo. Qui intraprendiamo una stradina parecchio stretta che ci porta sulla cima del Monte Baldo, passando in mezzo alla riserva naturale integrale Gardesano Orientale, tramite la strada provinciale numero 3, che collega Trentino e Veneto, fermandoci proprio sul confine al rifugio Boccadina Vene, dove Max prende un panino al salame che mi dimentico di filmare. Osti, non ho filmato il tuo panino al salame. Sì, sono veramente un pessimo youtuber, dai, prendi un altro panino al salame. Quello è il lago di Garda. Ma scusami, ma quindi può ancora registrare? Avevo capito che era morta la batteria. Ho cambiato batteria. Ah, okay. Ho 50 batterie. Quindi, quanto dura una? Ma originale? No. L'originale dura un'oretta, le fake durano 45 minuti. Quanto hai registrato? No, ma accese, no, anche se non registri, non durano un cazzo. Poi con l'aria fredda proprio zero. È un po' che non era qua dietro, strano. Lo andiamo a pescare? Dai. Oh Luke. Anch'io stavo incominciando a guardarmi a destra. Che è successo? Mi ero fermato un attimo, pensavo che non fosse. Mi stavo preoccupando. Ho detto dobbiamo guardare per terra. Incredibile, sembra di stare sulla luna. Ultima sosta benzina del viaggio. Sono in riserva da 40 km. Wow. 60 km di autostrada e si conclude così il giro con Luke e Max. Vogliamo dire qualcosa? Giro molto bello, l'autostrada è una noia. Se le temperature a inizio maggio sono queste, siamo fregati. Ad agosto 50 gradi. Grazie mille per aver guardato il video e alla prossima. Ciao! Ciao!